Venezia vive i suoi primi 1600 anni con lo sguardo rivolto al futuro, nella preoccupazione della gestione dei flussi turistici, ma anche l'annunciato aumento del livello del mare che potrebbe cambiare per sempre il volto della città. Il MOSE, grande novità di quest'anno, non è però l'unica sfida che si apre a Venezia. Il Museo M9, Museo del Novecento, apre una doppia esposizione di progetti che hanno modificato il volto della città nel corso dell'ultimo secolo, assieme ai lavori dei progettisti dello stesso Museo M9. Studio berlinese Sauerbruch Houghton, cercando di raccontare come lo sviluppo urbano sia stato sempre sfidante per la città. 80 opere esposte in 6 sezioni esplorano le diverse dimensioni di Venezia, città internazionale, culturale, balneare e poi città doppia tra laguna e terraferma, l'evoluzione storica degli edifici dall'epoca fascista agli anni 70 alla modernità, fino a rappresentare Venezia come laboratorio internazionale per l'architettura. Una riflessione che riguarda Venezia anche nell'edilizia sociale e pubblica, nel difficile tentativo di cercare armonia laddove anche la speculazione edilizia selvaggia ha lasciato un segno pesante. Due modi per M9, per guardare al presente e al futuro, un futuro in cui M9 vuole giocare un ruolo importante, costituendosi come luogo di pensiero, di riflessione, in un continuum che dal passato, dalla storia materiale del Novecento che attraversiamo attraverso la mostra permanente, ha una riflessione sul presente e sul futuro di questa città, la sua parte lagunare, la sua parte di terraferma e nella sintesi tra queste due anime in cui la città vive e potrà crescere. In questo senso anche M9, Museo del Novecento, è determinante. Una parte della mostra è dedicata proprio alla progettazione di questo edificio con 60 modellini di varie architetture e più di 100 disegni architettonici che raccontano la ricerca e la poetica di Matthias Sauerbruch e Lisa Hutton e del loro team in occasione del trentennale dalla fondazione dello studio. We have lots of ideas, we work conceptually. Abbiamo un sacco di idee, lavoriamo concettualmente, ma alla fine abbiamo, io e penso anche Mattias, un impulso insieme mistico e fisico. Ci piace dare il nostro contributo a questo progetto costruito tra gli edifici che ha riprogettato l'intero distretto, compreso il convento qui a Mestre. Including converting the convento. But you also want to do things that can be loved. Ma vogliamo anche fare qualcosa che viene amato. Poi c'è un aspetto che riguarda il futuro, la progettazione deve piacere anche alle generazioni future e quindi ai nostri figli, ai nostri nipoti e infine anche la sostenibilità. And your grandchildren. And that in the end is maybe in a nutshell what sustainability is about.